Ma io devo essere grato agli educatori, in modo particolare a uno dei nostri educatori nel seminario minore, Don Umberto Terenzi, che adesso è morto, ma è stato per tanti anni rettore parroco del Santuario del Divino Amore di Roma, il quale a noi, a me in modo particolare, per i rapporti che avevamo al seminario minore, inculcò molto questa devozione alla Madonna che è rimasta nel cuore. E ho visto che è l'ancoraggio sicuro per la vita di ogni sacerdote, è una stella che guida il cammino. E tutte le mie date sono costellate di festa della Madonna. E la tonsura va bene, poi il seminario romano, il culto della Madonna della Fiducia era al centro della formazione sacerdotale, e quindi gli ordini si ricevevano in modo particolare durante la festa della Madonna della Fiducia. Ma la mia ordinazione sacerdotale alla vigilia dell'Immacolata del 33, la mia ordinazione episcopale il 7 ottobre del 52, e l'ingresso a Taranto, la nomina a Taranto l'11 febbraio come arcivescovo, l'11 febbraio del 62. Mi piace una fede seria, robusta, che sia di testimonianza, senza quegli particolari atteggiamenti che tante volte prende un poco anche il popolo, atteggiamenti che sono più pietistici, sono più da pietà popolare che da pietà convinta, come un prete, un vescovo deve avere. Un episodio che mi è rimasto fisso nella mente e nel cuore, per dire che la conversione è un gesto di Dio. La conversione è un momento in cui Dio si fa sentire più profondamente e sfugge alla nostra attenzione. Dunque ricordo che una volta siamo andati a Lourdes, molti anni fa, oltre 50 anni fa. Venivano con me, eravamo un gruppo di 20-25 persone, allora a Lourdes non era quello di oggi, la massa di oggi, eravamo di meno. C'erano due signori, amici, che vennero con me. A Lourdes tutti si accostarono ai sacramenti, confessione, la comunione, la preghiera. Questi due miei amici restavano sempre un poco ai margini. Ma naturalmente, ripeto, queste cose bisogna farle sempre con molta attenzione, con molta discrezione. Siamo partiti da Lourdes e io avevo nel cuore, mi dispiace che lo dicevo a me stesso, questi due amici non hanno forse colto il messaggio di Lourdes, che è la conversione, il rinnovamento della vita, eccetera. Siamo arrivati a Marsiglia. Da Marsiglia siamo saliti a Notre Dame de la Garde, il santuario di Marsiglia. Siamo arrivati in questo santuario, io dovevo celebrare la messa per il gruppo. I due hanno chiesto un confessore, si sono allontanati, hanno fatto la loro confessione, durante la messa hanno fatto la comunione. E dopo la messa quasi volevano esternare la gioia di questo incontro con Cristo come dono ricevuto dalla Madonna a Lourdes.